Salve a tutti, ben ritrovati in questo nuovo video. Io sono Art Claude e sono tornato con un nuovo episodio. Non ero l'undicesimo? Sì, penso di sì. Dello scopriamo le creazioni in resina. Allora, mi scuso subito per l'assenza, per la mia prolungata assenza. Insomma, non ho pubblicato video penso da una settimana e passa. Un po' per l'università, un po' il lavoro, un po' impegni vari. Insomma, sono molto impegnato. Ma non vi preoccupate, cercherò di fare almeno due, tre video. Tre forse, non lo so. Però due video almeno una settimana cercherò di farli. E nulla in pratica. Poi comunque ci sarà il periodo natalizio, sì, dovrò studiare tanto, però cercherò di fare dei video molto carini che ho in mente, che avevo promesso, e vedrete. Insomma, va bene, ma banda le ciance, ciancio alle bande, voglio fare un video non troppo lungo, ma bensì abbastanza conciso e preciso. Va bene, vedete qui subito questi stampini fantastici che vi ho mostrato nel video appunto di collaborazione con la Reschimica, con la quale appunto ho collaborato, per affinché insomma vedeste questi fantastici insomma prodotti che ha offerto. Va bene, ma a parte tutto, insomma, ho creato questi stampini, poi ovviamente ci sono anche quel classico stampo insomma love, e nulla, ho sperimentato un po' vari smalti, vari colori, varie cose, e vediamo cosa è uscito. Ma vediamo, non so da dove partire. Partiamo da tutto scartissimo, questo proprio, questi due super scarti, ma proprio mega galattici. Quindi vediamo qua subito, metti a fuoco, molto semplice, un verde. Questo verde l'ho ricavato appunto dal gesso. Ho messo molto gesso verde, devo dire che non c'è manco più la trasparenza, quindi se si mette molta polvere di gesso, la trasparenza, ecco, va a diminuire giustamente. Poi vediamo questo qui, che carino, dovrebbe essere molto carino, e infatti lo è. Caspita, molto sfizioso, vedete, tutto sbrilluccicoso, uno smalto tutto perlato, l'avevo trovato in casa, vabbè. E niente, insomma, questo qui molto sfizioso, mi piace veramente tanto tanto tanto, è un bel colore, potrò farci altre cose, questo mi piaceva tanto, guardate questo mix. Poi andiamo avanti, quest'altro, sempre ovviamente scarto, cioè non no scarto, diciamo questo sempre questo smalto particolare usato, molto molto sfizioso, va bene. Io direi di passare, questi qua ve li faccio vedere dopo che sono carini, di passare a quelli ufficiali, insomma, fatti con gli stampi della Reschimica. Vediamo, vabbè, il flash è partito molto bene, ma non lo so, partiamo da questo, va, vediamo subito un po'. Un po' difficilino da tirar fuori. Ok, allora voi l'avevate già visto qui, quindi sapete che sono molto particolari, questa sorta di girasole eccetera. Vediamo com'è venuto. Per colorarli ho usato qua anche qui il gessetto verde, la polvere. Oh, caspita, se si vedesse bene sarebbe ancora meglio. Ma dettagli spaventosi, ragazzi, si vedono perfettamente, guardate. A parte, beh, qui devo un po' limare tutto, ma veramente mi piace tantissimo. Perché non metti a fuoco oggi? Che cavolo hai? Ok, cioè dettagli spaventosi, cioè è fantastico. Noto subito però il fatto che sia opaco. Era di metallo ed è argento l'oggettino che ho usato, però magari vediamo gli altri. Infatti non è oddio, non è assolutamente lucido dentro. Vabbè, non importa. Andiamo a vedere questo, sì, vediamo cosa è venuto. Questo era lucido, avevo fatto lo stampino, se ben ricordate, con questo qui, quindi molto lucido, l'ho lucidato dopo ovviamente. E là. Allora, qui ho usato vari smalti, un colore rosso, poi rosa, poi rosato, poi fluo, insomma, un po' mix. L'effetto sarebbe pure carino, poi noto che è molto molto ruvido, ma anche se qui è liscissimo, quindi non capisco se è un fatto di questi stampi della Reschimica o cosa. Non lo so, molto ruvido, però è opaco, quindi purtroppo questi stampi, qualsiasi voi oggettino mettiate dentro, anche lucido o non lucido, verrà opaco. Non importa, voglio fare un video infatti con una nuova, voglio far vedere a tutti quanti appunto come lucidare meglio ancora il tutto. Io già feci un video del genere, ma voglio rifarlo perché molti me l'hanno chiesto, molti insomma hanno, è piaciuto anche molto quel video, voglio rifarlo anche per vedere gli effetti, perché a me vorrei fare anche appunto un genere di video dove scopriamo le creazioni lucidate, in modo tale da vedere come erano prima e come era dopo. Questa qua secondo me lucidata viene una cosa fantastica. Bene, andiamo avanti. Sì, questo qui, resina. Ho messo tutti i glitter che avevo, praticamente miscelandoli tutti. Scusate, effetto galassia, andiamo a vedere. Allora, in realtà non era un nero, io li ho miscelati in un composto insomma con lo smalto rosso, porpora, viola, ecco. E infatti se si dovesse vedere contro luce, anche se non, purtroppo non ci riusciamo, vabbè, insomma ci sono delle venature viola, quindi mi piace molto questa cosa. Però è opaco,
un problema che è opaco, purtroppo non c'è niente da fare, è opaco. Allora, scopriamo quest'altro, signori, che già vi fece vedere un altro scopriamo le creazioni in resina. Oh, eppela! Oh, ma quanto è carino, madonna, questo flow è fantastico, mi piace troppo, di un po' limare però. Plastica dura in pratica, è diventato molto bello, molto carino e opaco. Dobbiamo lucidarli, vedere un po' cosa succede, lucidandoli. Allora, questo era un telefonino, vediamo cosa è uscito questo marroncino osceno. Staccato. Ok, qua avevo colorato di smalto, vediamo cosa è uscito. Ok, epic fail. Allora, non per la riuscita, perché i dettagli sono davvero spettacolari. Il rosa, diciamo, sì, l'ho messa un po' in maniera superficiale, perché sinceramente non volevo dare, volevo colorare i tasti, volevo fare un qualcosa di carino, tipo, non so, miscelando un po' così con la... Poi ho detto, vabbè, coloro un po' i tasti, ma così, ma non è venuto molto, ma anche questo marrone, non so come mi sia uscito. Quindi, boh, però è carino, sa, la forma è molto carina, mi piaceva tanto, è venuta proprio precisa e dettagliatissima. Va bene. Allora, poi andiamo a... Anzi no, questa dopo. Andiamo a scoprire... il famigerato orsetto maledetto. No, vabbè, tranquilli, questa puntata non ci sarà, anche perché non può starci, perché non c'è più l'orsetto maledetto. In realtà non c'è proprio più, cioè non viene più a romperci, assolutamente. Va bene, comunque questo, insomma, è stato fatto appunto con questo qui, con il... Insomma, lo feci vedere con la cosa di questo orsetto, insomma, maledetto. E vediamo come è venuto. Ho voluto fare una cosa un po' particolare, con effetto, insomma, già vedrete qua dietro Rainbow. Andiamo a vedere cosa è avvenuto. Olle! Oddio! Ma che cos'è questa cosa? Ok, allora, sì, è... Cioè, non so se dire è una cosa fantastica o una cosa orrenda. In realtà doveva venire tutti i glitter sparsi normalmente, ecco, come i vari effetti Rainbow. In realtà sono venuti un po' tutti grumati così. E ho colato evidentemente i glitter prima che la resina si asciugasse bene, quindi si è tutto sparso. Però posso dirvi, non mi dispiace, perché la cosa figa è che, vedete, si sono fusi con tutti questi salsicciottini che vanno tipo venature e Rainbow. Però mi piace, è carino, perché in pratica, vedete, passa dal viola al blu, dal blu al verde, giallo, oro, rosa, rosso, fucsia, eccetera. Mi piace. Altra cosa, anche questo è ruvido, quindi sono ormai, nonostante sia liscissima la base, questo penso sia... causato dal fatto che proprio da questi stampini, appunto, no, della reschimica. E vabbè, evidentemente sono fatti così, andranno lucidati, un po' levigati e poi lucidati, ma lo farò sicuramente lo farò prossimamente, anche perché secondo me questo lucidato verrà fantastico. Ok, non è venuto effetto Rainbow che volevo, ma così mi fa impazzire, è troppo carino, devo dire, guardandolo sempre meglio mi piace molto di più rispetto a quello normale, al Rainbow normale, perché è un po' venatura, un po' graffiato, un po' come se fosse stata gettata della sabbia, come se fosse stata gettata la sabbia sopra, e tutta Rainbow che passa dal viola al blu verde, insomma, però mi piace, devo dire, un fail che però si è trasformato in un epic qualcosa di fantastico. Va bene. Ok, sveliamo quest'altro fatto con... Volevo creare una sorta di cristallo. Beh, si vede già bene anche qua, insomma. Eppela! Carino, di cristallo, insomma, un po' di ghiaccio. Mi piace questo effetto, solo che ci sono questi grumetti del ovviamente fatto con la polvere di gessetto, che insomma è quella che è. Comunque, non male. Proprio non male, mi piace, è carino, va lucidato anche questo. Ovviamente gli effetti è dettagliatissimo, quindi è fantastico. Solo per questo è una cosa spettacolare. Va bene, passiamo alle ultime creazioncine. Allora, passiamo a questo effetto resina, le prendiamo tutte. Scusate, effetto galassia. Ah, ho spiaccicato. Vediamole. Oh, eppela, molto carine. Allora, anche qui non usate il nero, non ce l'avevo usato questo viola, che infatti un po' così si vede col contorno qui, un po' questo violaceo, fucsia, molto carino. E poi ci sono ovviamente tutti... Questo mi piace molto perché, vedete, sono anche il giallo messo, sono tanti colori, ci sono 3000 riflessi, è una figata assurda. Veramente carino, come anellino deve venire proprio sfizioso, vedete, così, tipo, molto carino anche questo. Va bene, va bene. Mi piace, devo dire che mi piace davvero tanto. E userò forse il viola rispetto al nero, magari per fare questi effetti galassia, perché viene questa un po', oltre ai colori dei glitter, vengono sfumatura un po' violacea, che non mi dispiace affatto. Ultime due creazioni, anzi facciamo prima queste qua praticamente, aia, le ho miscelate, non si stacca, ho miscelato vari colori, li ho messi dentro, poi le ho mischiate un po' con uno stuzzicadenti, ho fatto un po' qualcosa di artistico, vediamo se è arrivato, se è uscita questa cosa un po' di artistico. Eppela.
insomma, ni e no. Diciamo, effetto marmorizzato c'è, mi piace, perché sono, vedi, vari smalti che un po' colorato, un po' miscelato, eccetera. Però non male. Vediamo quest'altro. Dovrebbe essere forse più carino questo. Oh, eppela! Caspita, che bello questo! Guarda, effetto marmorizzato, molto bello! No, non è perché l'ho fatta io, per carità. Vedete, sono 3000 tipi, non si vedono bene, forse un po' contro luce. 3000 tipi di smalto, ho messo rosa, fucsia, tutte così, un po' miscelato, mischiato, un po' tutto, è venuto questo effetto marmorizzato, marmoria, un po' così. Molto carino, veramente un bel ciondolo potrebbe essere questo, veramente molto bello. Mi piace, mi piace. Va bene, ragazzi! Eccoci con tutte le creazioni in resina di oggi. Sono un po' di meno rispetto al solito, ma sono più particolari caratteristiche. Tra qualche fail e qualche cosa riuscita bene, devo dire, ce la siamo cavata. Questi stampi approvati assolutamente, i stampini della Res Chimica. L'unico problema, appunto, è che lascia un po' opaco, non sono lucidi ovviamente, un po' questo effetto un po' poroso, ecco, che però con una lucidatura, con la resina che vi ho insegnato e poi vi farò anche in un prossimo video, potrete tranquillamente dissiparlo. Va bene, ragazzi. Grazie, allora noi ci vediamo in un prossimo video, mi raccomando iscrivetevi al canale, iscrivetevi alla pagina di Instagram e un mega abbraccio dal vostro Art Claude, ciao!